un percorso nazionale che punta su una rete territoriale, ma anche sull'indipendenza e la responsabilità di chi lo condivide e ne accetta la Carta dei Valori. Italia in Comune è una propria lista a Termoli a sostegno del sindaco uscente Angelo Sbrocca e della coalizione di centrosinistra in corsa alle elezioni di domenica 26 maggio. Tutti i candidati consiglieri sono alla prima esperienza amministrativa e hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere il programma e proporre idee e iniziative per il futuro della città. A Termoli è intervenuto il presidente d'Italia in Comune, sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in un dibattito con Sbrocca e la lista per delineare anche le strategie del partito, nato da poco più di un anno. Italia in Comune è nata un anno fa, è nata per partire soprattutto dai territori con una grande autonomia territoriale, quindi non c'è da sorprendersi se in diverse regioni gli equilibri che sosteniamo sono diversi, certe volte in coalizione, certe volte da soli, in un'ottica però all'interno di quella che è la nostra Carta dei Valori, che punta all'europeismo, non a caso siamo anche alle elezioni europee insieme a Più Europa, che punta alla territorialità, all'accoglienza, che punta a fare politica partendo dai comuni in un modo diverso, quindi ci sono tante liste in Italia in cui Italia in Comune è presente proprio come simbolo, insomma la crescita, insomma c'è tanto percorso da fare, ma noi siamo anche molto determinati a crescere. Occasione quella della presentazione dei candidati consiglieri della lista Italia in Comune Molise per parlare anche di politica nazionale. Pizzarotti, ex 5 Stelle, ha interpretato così le tensioni del governo e i rapporti tra le forze capeggiate dai vice premier Salvini e Di Maio. La vera differenza non sarà tanto il risultato delle europee quanto la legge di bilancio, questi 23 miliardi o più che mancano e che, voglio dire, le balle, come si suol dire, stanno a zero. Oggi mancano. Qualcuno dice che se vincerà, spiegandogli che non si vincono le elezioni europee, casomai se hanno più parlamentari, qualcuno in Europa non ce li farà pagare. In realtà gli alleati sovranisti di Salvini già ci dicono che nessuno vuol pagare i conti salati per noi, quindi secondo me il tema su cui potrà cadere questo governo è il trovare le risorse o per aumentare l'IVA o per tagliare servizi, e penso che è una responsabilità che nel 5 Stelle e nella Lega si possono permettere. Ripeto, serve aspettare i risultati e soprattutto serve aspettare, secondo me, settembre, quando probabilmente in un'estate di offese continue poi arriveranno i nodi al pettine dal punto di vista del DEF, e quindi secondo me ci sarà un autunno caldo.